Buonasera a tutti. È d'obbligo per me ringraziare l'Institut für Übersetzen und Dolmetschen per l'invito. Ringraziare Frau Professorin Kirstin Kunz e Herr Professor Baran Altaya. Ultima, ma non per importanza, è l'amica e collega Frau Maria Murrone. Non è la prima volta per me qui all'Institut e per me è sempre un piacere tornare da voi. La relazione di oggi riguarderà la sostenibilità dei novel food. Secondo gli ultimi dati, entro il 2050 la popolazione mondiale arriverà ad essere quasi 9 miliardi. Ciò comporterà una domanda di cibo sempre in aumento, che non potrà essere soddisfatta in pieno. Il problema riguarderà, in realtà, per la maggior parte i paesi occidentali, che hanno una tradizione differente. Questo perché? Perché nella tradizione alimentare dei paesi occidentali vi è una modalità di produzione molto impattante a livello ambientale ed economico. Per cui quelli che sono i modelli attuali vengono considerati in futuro insostenibili. Per rispondere a tale esigenza, e cioè il problema dell'aumento della popolazione con la mancanza di cibo per tutti, per rispondere a tale esigenza si è fatta strada l'idea di ammettere nuovi alimenti nel mercato europeo. Ciò comporterà una sfida importante, perché sarà fondamentale bilanciare due interessi contrapposti, ossia la protezione dei consumatori con l'innovazione nel settore agroalimentare. Per rispondere a tali esigenze, il legislatore europeo ha considerato importante introdurre i cosiddetti nuovi alimenti. È importante a questo punto chiarire il quadro normativo europeo. Perché? Perché in realtà ci sono alcuni regolamenti europei che devono essere presi in considerazione. Il più recente è il regolamento numero 2283 del 2015, che introduce il concetto di nuovi alimenti. Più recente è sempre il regolamento dell'Unione Europea numero 5 del 2023, che in realtà autorizza l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, più conosciuta come farina di grillo. In realtà fate attenzione, perché mentre il primo regolamento, quello del 2015, introduce generalmente i nuovi alimenti nel mercato europeo, il secondo, il numero 5 del 2023, viene chiamato anche regolamento di esecuzione, perché ammette l'utilizzo della farina di grillo nella produzione alimentare. In realtà
queste due nuove norme europee devono essere lette alla luce sia del regolamento 1169 del 2011, che riguarda le informazioni sugli alimenti ai consumatori. Qui faccio riferimento generalmente alle informazioni che trovate sulle etichette quando andate al supermercato e comprate un prodotto. Altra normativa di riferimento è il regolamento numero 178 del 2002, conosciuta anche come General Food Law. È importante sottolineare la General Food Law. Perché? Perché grazie all'introduzione di questo regolamento nel 2002, per la prima volta si ha una norma europea che rende omogeneo su tutto il territorio dell'Unione Europea la normativa inerente agli alimenti, il settore alimentare, mentre prima vi erano una serie di direttive. La differenza tra direttiva e regolamento è che la direttiva stabilisce gli obiettivi, per cui ogni Stato membro, raggiungerà quegli obiettivi secondo la propria legislazione, mentre i regolamenti hanno efficacia immediata e diretta in ogni Stato membro dell'Unione Europea, senza la necessità che ogni Stato adotti la propria normativa. Capite bene che il regolamento è più stringente, più forte rispetto alla direttiva. Dal momento che vi parlo della normativa europea in tema di alimentazione, non soltanto rispetto all'Unione Europea, per me è importante far riferimento anche al codice del consumo italiano. E qui capite bene la differenza, perché mentre fino ad ora vi ho parlato di regolamenti che hanno applicazione generale uguale in tutti gli Stati membri, e questo riguarda il settore alimentare, o meglio agroalimentare, quando faccio riferimento alla normativa nazionale italiana, e cioè al codice del consumo, mi riferisco a un'altra branca del diritto, e cioè al diritto dei consumi, dove il legislatore europeo ha deciso di legiferare tramite direttive, lasciando spazio ai legislatori nazionali di raggiungere gli obiettivi a seconda del proprio ordinamento giuridico. Detto questo, risulta importante, come vedremo più avanti, capire, comprendere come questi due settori, agroalimentare e diritto dei consumi, si conciliano in relazione all'introduzione dei nuovi alimenti. Importante innanzitutto è capire cosa si intende per alimento. La definizione di alimento ci viene data dall'articolo 2 della General Food Law. Per capirci meglio, la General Food Law è quella di cui vi ho parlato prima, e cioè il regolamento 178 del 2002.
l'articolo 2 della General Food Law definisce alimento qualsiasi, appunto, alimento o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani. In realtà, questa definizione di alimento deve essere letta insieme al regolamento del 2015. Il regolamento del 2015 è quello che ha introdotto i nuovi alimenti nel mercato europeo. In realtà, se andiamo a leggere l'articolo 3 di questo regolamento, vedremo che vengono considerati, innanzitutto c'è un rinvio all'articolo 2 della General Food Law, per cui rimane sempre quella la definizione di alimento, ma viene integrata da una novità, e cioè che vengono considerati alimenti anche quelli che rappresentano la storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo, o meglio, rappresentano la tradizione culturale, la tradizione culinaria, o meglio ancora, la tradizione alimentare di un paese terzo. Perché di un paese terzo? Proprio perché in realtà si tratta di un'area del mondo che ha una tradizione alimentare completamente differente dalla nostra. Ma non basta che tale alimento rientri nella tradizione culinaria alimentare di un paese terzo, ma è importante che la sicurezza dell'alimento in questione è attestata dai dati relativi alla sua composizione e dall'esperienza dell'uso continuato per un periodo di almeno 25 anni nella dieta abituale di un numero significativo di persone, almeno in un paese terzo. Quindi vi deve essere l'attestazione della sicurezza alimentare pari a un periodo di 25 anni. Altrettanto interessante è vedere come anche il regolamento europeo che ha introdotto i nuovi alimenti escluda in maniera chiara che gli organismi, gli OMG, gli organismi geneticamente modificati, non rientrano tra i nuovi alimenti. Però, dalla lettura di queste norme, in realtà si evince una definizione ancora generica di nuovo alimento. Non si ha ancora un riscontro pratico. Dovremo aspettare quello che poi è stato introdotto, ossia il regolamento numero 5 del 2023, che io ho anche chiamato come regolamento di esecuzione, che introduce l'utilizzo della più famosa farina di grillo all'interno della produzione di alimenti. Quindi, che cos'è un novel food, un nuovo alimento? Ebbene, è importante per noi conoscere la storia che ha portato all'introduzione della farina di grillo nella produzione di un alimento all'interno del mercato europeo. Qual è stato il caso? Una società, o meglio la società Cricket One Company
LTD aveva presentato alla Commissione europea una domanda di autorizzazione per l'immissione sul mercato dell'Unione della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, meglio conosciuto come grillo domestico, quale nuovo alimento. La domanda principalmente riguardava l'uso della polvere sgrassata, la cosiddetta farina di grillo, nella produzione di pane, panini multicereali, cracker, grissini, barrette cereali, premiscele secche per prodotti da forno, biscotti e altro. Dopo un iter che è durato 3 anni più o meno, si è arrivati a questo regolamento che ha introdotto uno dei più famosi novel food, ossia la famosa farina di grillo. Sicuramente questo regolamento rappresenta un passo importante e concreto per l'effettiva commercializzazione dei novel food nel mercato europeo, perché al tempo stesso richiama sia la libera circolazione delle merci, e cioè degli alimenti, all'interno del mercato europeo, in realtà anche la libera concorrenza tra le imprese alimentari che producono dei beni contenenti tali ingredienti. Questo però sempre nell'ottica della sicurezza alimentare per la tutela della salute umana. È da sottolineare che la tutela della salute umana è l'interesse principale, il bene giuridico principale a cui tende tutta la legislazione alimentare. Perché se è vero che da una parte bisogna garantire la libera circolazione delle merci all'interno del mercato europeo, dall'altro lato bisogna garantire la tutela della salute umana. Ma come viene garantita la tutela della salute umana? In realtà si ha quella che viene chiamata una procedura top-down e bottom-up. Che significa? La tutela della salute umana è garantita, oltre che dalla normativa sui processi di produzione degli alimenti, top-down. Perché top-down? Perché dalla normativa, quindi dal legislatore nazionale, viene rivolto poi al mercato e ai consumatori. Quindi viene imposto dall'alto. Ma dall'altro lato è garantita la tutela della salute umana anche dalla scelta consapevole del consumatore. Viene cosiddetto processo bottom up, cioè da sotto. Perché è importante? Perché la scelta consapevole del consumatore porta nell'autodeterminazione del consumatore all'acquisto del prodotto. E in questo caso dell'acquisto di un prodotto che rientri tra quelli elencati come novel food. Ma come può essere garantita questa scelta consapevole del consumatore? È garantita tramite l'etichettatura. Dovete sapere che l'etichetta, quella che voi leggete su un prodotto quando lo acquistate al supermercato, in realtà è a sua volta applicazione del principio di trasparenza. Infatti, nel principio di trasparenza
è necessario che le imprese alimentari interessate indichino espressamente in etichetta la natura dell'ingrediente principale che caratterizza il prodotto messo in commercio. E qui la nota dolente, perché in realtà il problema fondamentale a questo punto non è più la normativa sull'alimentare, cioè sul settore agroalimentare, ma è la normativa che riguarda il diritto dei consumi. Perché, se vi ricordate, come vi ho detto prima, rispetto al quadro normativo, in realtà il diritto dei consumi ha sia copertura a livello europeo, ma è sostanzialmente attuato dalle differenti normative nazionali, perché il diritto dei consumi è disciplinato maggiormente da direttive e non da regolamenti, per cui ogni Stato membro decide come raggiungere il risultato. Il risultato in questo caso è la tutela del consumatore, o meglio, la tutela della salute del consumatore. No, principio di trasparenza. A questo punto la domanda è: come possiamo garantire la scelta consapevole del consumatore se la normativa in tema di etichettatura non è la medesima per tutti i Paesi membri? C'è da dire, se vi ricordate, che il regolamento europeo principale in tema di etichettatura è quello del 2011, che in realtà riguarda le informazioni obbligatorie che devono necessariamente essere riportate in etichetta. Ora, si tratta di una normativa piuttosto generica, il regolamento europeo del 2011, perché ci indica soltanto quelle che sono le informazioni obbligatorie, mentre quelle che non lo sono vengono lasciate alla discrezionalità di ogni Stato membro. Tanto è vero, io vi ho detto, che in Italia vi è un codice del consumo ad hoc, un codice del consumo autonomo e diverso rispetto al codice civile italiano, diversamente da quanto avviene in Germania, dove in realtà la normativa esistente è stata integrata dalla nuova normativa nazionale in tema di consumatore. Questo perché? Perché la struttura del BGB, cioè del codice civile tedesco, è diverso. È composto da una parte generale e da una parte speciale. Per cui è più facile integrare la parte generale con nuove norme in tema di tutela del consumo rispetto invece a quanto avviene nella struttura del codice civile italiano, per cui è stato necessario emanare un codice del consumo separato. Capite bene da questo esempio che in realtà cosa comporta?
che al di là delle informazioni obbligatorie indicate dal regolamento del 2011, gli altri paesi decidono per sé. Quindi uno stesso prodotto potrà avere etichette differenti a seconda che voi lo compriate in Germania, in Spagna, in Francia o in Italia. Tenete presente che però ci sono delle informazioni obbligatorie che valgono per tutti, come per esempio la composizione, quali sono gli ingredienti che compongono l'alimento e dove è stato prodotto. Quindi, nel caso dell'introduzione dei novel food e dell'informazione che deve essere data in etichetta, si pone un altro problema importante, e cioè, in realtà, secondo il regolamento dell'Unione Europea 1169 del 2011, che cosa succede? In generale, il prodotto in etichetta indica qual è la sede di produzione dell'alimento. C'è però un'eccezione che deve essere riportata, cioè quando l'ingrediente principale ha un paese di origine differente rispetto a quello del prodotto finale. Vi faccio un esempio. Sempre tornando alla farina di grillo, immaginate dei biscotti che sono attualmente in commercio. Anzi, vi racconto una storia. Una mia ex studentessa aveva deciso di scrivere una tesi sull'utilizzo dei novel food. Viene all'appuntamento per la correzione della tesi e mi dice: professoressa, sa, io poi ho provato a mangiare dei biscotti prodotti con la farina di grillo, ma lo sa che non mi sono accorta di nulla. E io le ho chiesto: come mai ha deciso di assaggiare dei biscotti composti da farina di grillo? E la ragazza mi risponde: beh, professoressa, se dovevo scrivere una tesi sui novel food, come facevo a scrivere una tesi se non sapevo di che cosa si trattasse? E anche per dimostrare che in realtà è più una barriera culturale che una differenza sostanziale. Che cosa, tornando però alle informazioni che devono essere indicate in etichetta, in realtà il problema non si pone tanto rispetto alla composizione del prodotto, e cioè agli ingredienti che compongono il prodotto, ma più che altro rispetto al paese di origine in cui l'ingrediente principale è stato a sua volta prodotto o acquistato. Perché voi sapete bene che in realtà oggi, grazie anche al libero mercato, è possibile acquistare materie prime da paesi terzi. Quindi, che dice il regolamento? Da due possibilità. Uno, l'indicazione del paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicato. Oppure, l'altra possibilità è che il paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario
è indicato semplicemente come diverso da quello dell'alimento. In generale, quando si tratta di paesi di provenienza fuori dall'Unione Europea, voi troverete indicato in etichetta non UE, ma senza l'indicazione specifica di qual è questo paese terzo. Ma diciamo che la disposizione presa in esame pone dei problemi, come vi dicevo, nel caso dei novel food, perché nella maggior parte dei casi, non, almeno per il momento, non saranno né l'alimento come prodotto finale, né probabilmente costituiscono l'ingrediente principale, anche perché la stessa Unione Europea ha posto dei limiti nella percentuale dell'utilizzo di tali novel food nella composizione dell'alimento finale. Quindi che cosa succede? Si pone un altro dubbio, ma se la farina di grillo non è l'ingrediente principale, verrà sicuramente indicata in etichetta come ingrediente che compone l'alimento, però non sarà obbligatorio indicare se questo proviene da un paese terzo, cioè da un paese fuori dall'Unione Europea. Quindi, tornando sempre al nostro esempio, laddove i famosi biscotti composti da farina di grillo non hanno per legge in realtà una percentuale così alta di farina nella composizione, i produttori dei biscotti composti da farina di grillo non saranno obbligati a indicare se qual è il paese di provenienza della farina di grillo, se il paese è terzo, cioè non appartiene all'Unione Europea. Sembra quindi che vi sia un vuoto di tutela. Come si fa quindi ad optare a questo vuoto di tutela, che è un vuoto di tutela soprattutto per quanto riguarda sia l'autodeterminazione del consumatore nella scelta consapevole del prodotto, sia rispetto alla sua salute? L'assenza di una tutela potrebbe essere colmata da normative nazionali, che liberamente potrebbero decidere di integrare quella europea su questo punto. Però si pone un ulteriore problema, e cioè la limitazione della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione Europea. Perché dal momento che quando si parla del diritto dei consumi, in realtà c'è un grande margine discrezionale dei legislatori nazionali, questi a loro volta potrebbero porre dei limiti ulteriori all'utilizzo dei novel food nella composizione dell'alimento. E capite bene che si tratta di una barriera alla libera circolazione delle merci. Vi è quindi un problema di bilanciamento di interessi, come vi dicevo, da una parte la libera circolazione delle merci nel mercato europeo, che rappresenta ovviamente l'interesse principale delle imprese alimentari, dall'altra però la tutela della salute umana, che a sua volta è un diritto fondamentale. C'è da dire però che l'introduzione di nuovi alimenti risponde all'esigenza di fornire una soluzione alla mancanza di cibo, che si presenta in un'ottica di medio-lungo termine e che a sua volta potrebbe comportare
un problema per la salute e il benessere dell'uomo. Come vi ho detto, l'esito di tale ragionamento porta a considerare che un eventuale vuoto di tutela per quanto riguarda la scelta consapevole del consumatore, laddove non vi siano indicazioni precise sul paese di provenienza del novel food, quando diverso dall'alimento finale prodotto, si scontra con un'altra questione di un certo rilievo, e cioè la sostenibilità di questi alimenti. In realtà non si tratta di un problema di sostenibilità economica o ambientale, perché secondo gli ultimi dati la produzione di questi novel food è meno impattante sia da un punto di vista ambientale che economico. Ci sono proprio dei dati che lo richiamano. Quello che si pone in realtà è un altro problema, e cioè il rapporto tra sostenibilità sociale e novel food. Perché? Perché voi sapete bene che oggi il termine sostenibilità ormai è un termine jolly che trovate ovunque, anche nel menù al ristorante. Però il principio di sostenibilità è composto da tre pilastri che sono interconnessi tra di loro: sostenibilità ambientale, sociale ed economica. E quando noi trattiamo il settore alimentare insieme al settore del consumatore, i tre pilastri della sostenibilità devono essere letti insieme. Quindi, tornando al punto del rapporto tra sostenibilità e novel food, che è l'incipit di questa relazione, si pone un problema sostanzialmente di sostenibilità sociale. Perché? Perché, come vi dicevo prima, ci sono delle vere e proprie barriere, sia di tipo normativo, sia di tipo socioculturale. Molti consumatori, infatti, sollevano dei dubbi rispetto alla sicurezza alimentare di questi nuovi alimenti. Ora, diciamo che qui la sede non permette di approfondire il concetto di food safety. Quello che vi posso dire è che in realtà la sicurezza alimentare riguarda i modi di produzione dell'alimento, che devono rispettare determinati standard qualitativi imposti sia a livello europeo che nazionale. Vi dicevo che in realtà molti consumatori hanno sollevato tali dubbi proprio perché il riferimento è all'ipotesi in cui il novel food in realtà proviene da un paese terzo dell'Unione Europea, per cui provenendo da un paese terzo non è garantito, diciamo, che tale novel food, tale nuovo alimento, sia stato prodotto secondo gli standard qualitativi e di sicurezza imposti a livello europeo. Altri problemi si pongono rispetto, diciamo, alla trasparenza e al diritto all'informazione dei consumatori. Perché? Perché il riferimento è sempre alle informazioni che devono essere riportate in etichetta. Quindi, in realtà, non essendovi un'obbligatorietà
nell'indicare il paese di provenienza del nuovo alimento laddove non sia né l'alimento principale né a sua volta sarà indicato il paese terzo specifico di provenienza. Altro problema, diciamo, riguarda la possibilità che tali nuove tecnologie sull'agricoltura possano, quali siano le conseguenze delle nuove tecnologie sull'agricoltura, ovvero il fenomeno del fine cibo, come vi dicevo all'inizio, cioè che significa? Che come la domanda principale è: saranno sufficienti l'introduzione sia di nuovi cibi che l'utilizzo di nuove tecnologie per evitare il fenomeno del fine cibo? Qual è la soluzione rispetto a tutto questo? Quello che ci si augura è sicuramente un intervento multilivello da parte del legislatore per la realizzazione di policy che siano adeguate in una prospettiva di bilanciamento rispetto a quelli che sono tutti gli interessi coinvolti, ossia la libera circolazione delle merci e la tutela della salute umana, che deve essere garantita grazie all'attuazione del principio di trasparenza, possibile a delle informazioni chiare e complete in etichetta. Vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione e sono disponibile per eventuali domande. Grazie anche ai nostri interpreti.